A questo punto lascio la parola alla sindaca. Prego, sindaca, per la relazione sul crollo della palazzina di Via della Farnesina numero 5. Grazie Presidente, buongiorno. Allora, parliamo del crollo della palazzina di Via della Farnesina numero 5 avvenuto nella notte del 24 settembre. Piccola premessa, il crollo è stato preceduto da piccole lesioni sul fronte sinistro della palazzina intervenute nella giornata del 23 settembre, che erano state già segnalate ai vigili del fuoco e ne avevano determinato l'avvio di una fase di monitoraggio della palazzina medesima e l'iniziale evacuazione di una parte degli abitanti. Durante la notte del 24 settembre, in particolare alle 2:50, l'edificio sostanzialmente è collassato quasi integralmente su se stesso. A seguito di tale evento, che ha interessato 15 famiglie, intervenivano subito i vigili del fuoco, che erano comunque già stati preallertati per gli eventi del 23, la protezione civile, la polizia di Stato e la polizia locale. I vigili del fuoco, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, adottavano le conseguenti misure: mantenere la dichiarata inagibilità dell'edificio, incluse le aree di sedime, sino alla dichiarazione di cessato pericolo disposta e certificata da un tecnico abilitato, ordinando nel contempo ai soggetti proprietari di produrre, entro non oltre 60 giorni, una relazione tecnica indicante modalità e tempi di intervento per la realizzazione delle opere di ripristino delle condizioni di sicurezza. Ancora, a scopo cautelativo, dichiarare l'inagibilità degli edifici circostanti Via della Farnesina Civici 3, 7, 7B, 7C, 7D, 7E per il pericolo che poteva derivare da un eventuale crollo spontaneo della palazzina semidistrutta e per accertare le condizioni di queste palazzine medesime. Veniva poi messa in sicurezza tutta l'area mediante la chiusura della stessa al traffico, il transennamento degli stabili e l'attivazione di un presidio fisso di vigilanza con sostanzialmente il triplice scopo di verificare l'eventuale evoluzione delle lesioni, presidiare gli stabili evacuati da eventuali azioni di terzi e mantenere il presidio sull'area attualmente ancora limitata al transito. Nel frattempo veniva costituita la Commissione Stabili Pericolanti, la quale, a seguito di verifiche effettuate già nella giornata del 24, consentiva agli abitanti della palazzina dei Civici 7, 7B e 7D di rientrare, mentre manteneva la dichiarazione di inagibilità per le palazzine di cui ai Civici 3, 7C e 7E. Già a decorrere dalla serata di domenica 24 settembre, tutte le famiglie che abitavano nella palazzina di Via della Farnesina numero 5, quella interessata dal crollo parziale, e nelle tre palazzine circostanti dichiarate inagibili, si attivava la procedura per l'assistenza alloggiativa in emergenza, che prevede 30 giorni dal giorno dell'evento a carico della Protezione Civile. Le persone venivano ospitate a totale carico del Comune all'interno di strutture alberghiere reperite mediante chiamate effettuate a decorrere dalle prime ore del pomeriggio dalla Protezione Civile e dal Presidente del Municipio, qui presente, Stefano Simonelli. Le persone ospitate erano circa 40, sono diminuite in questo lasso di tempo perché alcune sono andate a vivere autonomamente in altri posti. Attualmente abbiamo 32 persone ancora in assistenza. Sempre nell'immediatezza dell'evento veniva attivato anche un servizio di assistenza psicologica. Nel frattempo veniva aperta immediatamente un'inchiesta presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Letizia Golfieri, per accertare le cause di tale crollo parziale. La Procura poneva sotto sequestro l'intera area. La circolazione veicolare veniva interdetta al tratto di strada prospiciente la palazzina per evidenti ragioni di incolumità pubblica. Chiaramente tale misura, sappiamo bene, costituisce un aggravio per la circolazione a totale carico del municipio. Per evidenti ragioni di sicurezza, tuttavia, è necessaria. In merito alla viabilità, peraltro, il Municipio 15 ha costituito un tavolo tecnico che si è già riunito due volte, il 4 ottobre e il 7 novembre, coinvolgendo anche i comitati di quartiere di zona. In tale periodo l'amministrazione ovviamente non è potuta intervenire in ragione del provvedimento di sequestro pendente sugli immobili sino al 17 ottobre, allorquando la Procura con una nota ha trasmesso ulteriori elementi informativi e confermando il grave stato di pericolosità dei luoghi autorizzava la demolizione controllata della parte residua dell'edificio di Via della Farnesina 5. Allora ci si è interrogati in merito a chi spettasse la demolizione. Secondo le norme di legge e i principi contenuti nel Codice Civile in primis, la responsabilità del bene spetta al proprietario o al titolare di altri diritti reali.
come resta anche in capo al proprietario la responsabilità per eventuali danni che la rovina dell'edificio dovesse determinare. Per tale ragione è stata emessa ordinanza sindacale numero 85 del 25 ottobre 2016, con la quale si è ingiunto ai proprietari dello stabile di via della Farnesina numero 5 di procedere urgentemente all'intervento demolitorio, tenendo presente che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma confermava la necessità che la demolizione dovesse avvenire con la supervisione e il controllo dei consulenti tecnici incaricati dalla medesima Procura e previa autorizzazione dell'accesso all'area per procedere alle opere necessarie all'eliminazione del pericolo. Perché l'ordinanza? Come noto, il sindaco, ai sensi dell'articolo 54,4 del TUEL, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto. Inoltre, il settimo comma del medesimo articolo prevede che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati cui siano incorsi. Pertanto, la predetta ordinanza sindacale, di cui è stato dato preventivo avviso al prefetto, richiedeva dunque ai proprietari e o a coloro che detengono la responsabilità dell'edificio di via della Farnesina numero 5 di procedere alla materiale demolizione totale dello stabile avvalendosi di impresa specializzata nel settore sulla base di uno schema progettuale di demolizione asseverato da tecnico professionista anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e dello smaltimento in discarica dei materiali di risulta, nonché in osservanza delle prescrizioni metodologiche richieste dalla Procura della Repubblica di cui in premessa. Trascorso il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese dei contravventori per il tramite della Direzione Tecnica del Municipio di Roma 15, territorialmente competente. In merito ai termini previsti nell'ordinanza per la conclusione delle attività inerenti alla demolizione controllata, il responsabile del procedimento, architetto Babucci, durante la Commissione Capitolina Controllo e Garanzia e Trasparenza dell'11 novembre, ha informato i proprietari presenti che, ravvisando l'intenzione dei proprietari stessi a procedere con la demolizione, non si ravvisavano al momento i presupposti per procedere in danno. Nel frattempo la Procura sta continuando a indagare in merito alle cause del crollo. Per tale ragione, ove dovesse essere individuato un soggetto terzo responsabile, tali interventi potranno poi essere imputati a quest'ultimo. Per quanto riguarda l'assistenza, oltre ai provvedimenti inerenti alla demolizione del fabbricato e la messa in sicurezza dell'area, Roma Capitale è intervenuta con specifiche forme di assistenza in favore delle persone colpite dal disastro, riunitesi poi nell'Associazione Territorio Ponte Milvio Farnesina. In particolare, per l'intervento della Protezione Civile Comunale, gli abitanti, che si sono rivolti anche al Presidente della Repubblica e che poi ha trasmesso le richieste a Roma Capitale, sono stati alloggiati in strutture abitative per un primo periodo di 30 giorni, prorogato poi di ulteriori 20 giorni. Con nota del 21 ottobre scorso abbiamo emanato un'ulteriore direttiva agli uffici al fine di chiedere alla Protezione Civile di garantire l'assistenza alloggiativa per le famiglie interessate dall'evento, adottando gli opportuni provvedimenti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di demolizione controllata. I fondi sono già stati reperiti. Nelle more è stata richiesta e ottenuta la sospensione del pagamento delle utenze, acqua, elettricità e rifiuti. All'esito della demolizione e in assenza di danneggiamenti alle palazzine circostanti, i relativi abitanti potranno rientrare nelle loro case. Diversamente si pone il tema dell'assistenza alloggiativa degli abitanti della palazzina di via della Farnesina 5. Secondo le disposizioni dell'amministrazione non vi è dubbio che i soggetti fragili saranno assistiti. A tal fine è già stata attivata la sala operativa sociale e per coloro che tuttavia non rientrano nelle categorie previste per l'assistenza non potrà procedersi con interventi specifici. In primo luogo poi occorre prendere atto della totale assenza di strumenti normativi che consentano di provvedere ulteriormente all'assistenza alloggiativa, tenendo conto del fatto che manca anche un riconoscimento ufficiale delle cause del disastro, non formalmente classificabile come disastro naturale. Mancano inoltre le condizioni per accedere ai finanziamenti statali che sono disciplinati con decreto ministeriale del 22 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 251 del 26 ottobre 2016, finanziamenti per demolizione e rimozione immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico.
Ne deriva pertanto la necessità di sollecitare un intervento normativo che potrebbe trovare sede nella legge di conversione dei decreti legge relativi ai recenti eventi sismici che hanno colpito il Lazio, l'Abruzzo e le Marche. Di questo vi chiarirà meglio anche l'assessore Mazzillo. Le attuali disposizioni normative prevedono interventi a favore dei residenti nei comuni nei quali si sono determinati danni diffusi, tra i quali potrebbe ricomprendersi anche quello di Roma, qualora la città venisse ricompresa nell'elenco redatto dal commissario straordinario per l'emergenza terremoto. Occorrerebbe in caso diverso provvedere con apposita norma. L'amministrazione quindi sta già interessando le competenti autorità di governo. Come altro stiamo intervenendo? La vicenda drammatica che ci ha visti coinvolti e che ha visto coinvolte gli abitanti della palazzina ha messo in luce un altro fatto, ossia che l'amministrazione non ha attivato in questi anni strumenti di tutela che nei casi di emergenza improvvisi possano essere attivati immediatamente. Si sta quindi procedendo come segue. Nel brevissimo periodo e comunque in via strutturale si prevede l'utilizzo o l'ausilio da parte delle mense delle case di riposo di Roma per l'erogazione dei pasti alle persone. È stata realizzata la mappatura del sistema di accoglienza di Roma Capitale. In corso sono tuttora sopralluoghi degli immobili che l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia ha già da anni messo a disposizione di Roma Capitale a fini sociali, che non sono mai stati utilizzati. Stiamo completando la mappatura. Infine, nelle more della messa a disposizione degli immobili di cui al punto 2, con l'assessore Meloni abbiamo immediatamente attivato interlocuzioni con le associazioni di categoria del settore turistico, alberghiero e ricettivo per predisporre un protocollo d'intesa che consenta, in casi come questi, di attivare immediatamente un percorso volto al reperimento di sistemazioni alloggiative possibilmente vicine al luogo di abitazione delle persone evacuate e di concordare un prezzo conveniente per l'amministrazione. Tale protocollo è quasi ultimato. Ovviamente questa vicenda che io ho ripercorso in termini, diciamo, assai sintetici e parlando solamente di quello che ha fatto l'amministrazione non tiene conto di un altro aspetto che tuttavia ha coinvolto questa amministrazione e sicuramente in particolare il presidente del Municipio 15, che è il lato umano. Abbiamo assistito senza poter fare nulla al crollo di una palazzina e quindi all'improvvisa perdita da parte degli abitanti di tutto quello che avevano. Ed è un dato, un evento che colpisce tutti. Per questo ringrazio profondamente il Presidente per essere rimasto sempre costantemente al fianco di queste persone, di tenere noi sempre aggiornati in merito a tutto quello che via via stavate facendo. Ringrazio comunque tutti i cittadini e le associazioni che si sono prodigate in questo periodo. Ringrazio ovviamente la Protezione Civile, le forze dell'ordine che hanno immediatamente risposto e consentito di realizzare, insomma, tutto questo intervento sia di assistenza che di tutela, monitoraggio dell'immobile. E devo dire che l'amministrazione ha attivato tutti gli strumenti di legge per poter garantire l'assistenza alloggiativa, non solo nei 30 giorni previsti, ma stante la peculiarità di questa situazione, di poterla estendere oltre i 30 giorni, proprio perché c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ancora non si è potuto procedere alla demolizione, quindi abbiamo cercato di fare tutto quello che fosse nelle nostre possibilità. Inoltre abbiamo attivato ulteriori protocolli proprio per far sì che questo episodio possa essere l'ultimo che vede l'amministrazione capitolina coinvolta in maniera così randomica anche sull'assistenza alloggiativa, situazione che ovviamente, se non controllata, può determinare un danno erariale a carico delle casse capitoline. Io manifesto di nuovo la vicinanza alle persone coinvolte e ringraziamenti a tutti coloro che in questo periodo hanno lavorato su questa situazione. Grazie.